ancora palla persa, scivolata la palla Parker, contropiede dall'altra, così che sta rientrando Oklahoma City. E se Harden non aveva tirato un libero in gara 1, invece oggi ha assolutamente rimediato, è importante per lui andare in lunetta per prendere anche ritmo. E adesso andiamo verso il finale, un finale in cui la scelta principale dei due allenatori sarà quintetto alto o quintetto basso. Non si vince o si perde solo in conseguenza di questo, e soprattutto quando fai la scelta non hai a disposizione la sfera di cristallo, però questa sarà la scelta più importante al momento in campo. Il quintetto piccolo per Oklahoma City, che è andato sotto di 13 punti nel plus minus o plus minus che sia di gara 1, e il quintetto alto con Boris Dio assieme a Duncan. Invece per gli Spurs, Harden ha tirato più liberi di tutti nel quarto periodo in stagione regolare. Qui arriva la chiamata da parte di Tony Parker per un pick and roll singolo e non doppio al gomito con Tim Duncan, che mette palla per terra, attacca il recupero di Ibaka, va sul secondo ferro, spinta di Boris Dio, ottimo fischio di Tony Brothers. OKC decisamente in rimonta. Decisamente in rimonta, anche perché San Antonio ha perso un po' del ritmo offensivo, soprattutto la capacità di battere il proprio uomo, a quel punto farsi inseguire e scaricare sul tiratore. Forse col quintetto piccolo riescono a stare un po' più davanti proprio al penetratore, questo fa arrivare meno aiuti e quindi liberare meno i tiratori. Quinto fallo per Boris Dio, e situazione già di bonus, se sì, intendo bene, di bonus per Oklahoma City. Questo sì che ha un notevole impatto sulla partita. Fuori Boris Dio, dentro Ginobili, quintetto piccolo contro quintetto piccolo. Sì, sì. Poi tornando al discorso del bonus contro Oklahoma City, che è una squadra che tira tanto e molto, molto bene i tiri liberi. Ed è Leonard l'uomo scelto al momento invece di Steven Jackson per la posizione di 4, non Bonner, che credo non sarà della partita in questi ultimi 8 minuti. Sarà tra Leonard e Jackson chi meglio marca Kevin Durant e chi meglio gioca la posizione lifted oppure nell'angolo, ovvero sia quella del tiratore scelto. Duncan con un rimbalzo importantissimo, naturalmente piccoli contro piccoli, Duncan a rimbalzo può fare ancora di più la differenza. Eccolo Ginobili che lavora, la palla viene deviata e adesso il numero di deflections, il numero di deviazioni della difesa di OKC sale esponenzialmente. Eh sì, sono molto atletici, hanno braccia lunghe, lavorano rischiando sulle linee di passaggio, però adesso sono loro che costringono l'attacco a difendersi e quindi è più facile trovare anche l'intercetto o comunque la deflection. E la deflection è sicuramente un concetto di protezione dell'area molto più importante rispetto alla stoppata di una volta. In questa situazione, contro questo attacco, si butta dentro Green, che adesso sta un po' faticando perché il livello della partita si è alzato talmente tanto che dentro quel livello possono entrare in pochissimi. Sì, è vero, poi soprattutto lui che sta facendo fatica al tiro, ha tirato bene nel primo tempo ma molto male in gara 1, soprattutto è tanto che non prende un tiro, a parte quello precedente un po' forzato senza ritmo. Uno che dentro questo livello c'è sicuramente James Harden, rimessa per Parker, blocchi per Ginobili, grande aggiustamento di Duncan, arcobaleno di Ginobili, va in cielo Leonard, ultimo tocco di Fischer, a rimbalzo d'attacco gli Spurs che sono andati sotto tutta la partita fanno due cose importanti. Stavo pensando proprio questo, in questo momento che diventa decisivo avere extra possesso. Sì, lo è ancora di più per San Antonio, che ha subito tanto fino adesso, ma nei momenti importanti riesce ad andarci bene. Sale per ricevere Ginobili, poi la ricezione di Parker che rischia la violazione di passi, mantiene vivo il palleggio, riparte, riapre per Green che non può e non deve tirarsi indietro ma trova solo il primo ferro, rimbalzo per Westbrook, possesso importantissimo per il Thunder, attaccato Parker, ci mette una mano Green, recupero di Leonard, fischio arbitrale, pestata la linea laterale, palla persa banale e sanguinosa per Kevin Durant. Molto banale, chiaramente non si è accorto di dove era la linea, però la difesa di Spurs ha chiuso bene la linea di penetrazione di Westbrook, l'ha costretto a cambiare idea in corsa e ha trovato uno scarico difficile. Va sul lato debole in una situazione di weak Parker, dentro la palla per Duncan, sembra di essere tornati indietro nel tempo, palla dentro per Duncan nel momento della difficoltà, ottimo lavoro di Ibaka, parte Harden, 3 contro 2 per un attimo, nell'angolo Fischer importantissimo, sbagliato, si lotta, rimbalzo Harden, un miracolo e poi
cerca il salvataggio senza successo. E invece sì, perché l'ultimo tocco è di un giocatore degli Spurs. Ginobili si lamenta per la spinta, Duncan si lamenta per il fallo di Ibaka. Livello di intensità straordinario. Tony Brothers con Greg Popovich. Leonard passa come un bulldozer sul blocco. Durant lo attacca ancora, grande aiuto da parte di Duncan. Tiro sbagliato e non di poco. Anche la scelta probabilmente è sbagliata in questa situazione, perché la difesa si aspetta proprio questo. Duncan esce con i soliti grandi tempi. Parker tiene vivo il palleggio, riapre per Ginobili, ultimi 14 secondi, attaccato Harden, tiro pazzesco, con una mano sola, alzando a dismisura la parabola, e il Darigon. Solo un vincente può fare un tiro del genere, non è che questa non era una grandissima scelta, però cambia il tempo del tiro, appoggia la palla al tabellone e segna due importantissimi per gli Spurs, che era un po' che facevano fatica. E questa voglio rivederla, anche se qui rivediamo il grande istinto di Duncan e il gran lavoro di Leonard, che oscurano letteralmente la ballata. Poi però ci fate rivedere anche la cosina che ha fatto questo qui. E questa cos'è? Cos'è esatto? Perché nel momento in cui ha battuto Harden è arrivato anche Durant, che ha braccia lunghissime, per cui ha dovuto prendere un tiro praticamente ricadendo per terra. Westbrook si è guadagnato di pura forza due tiri liberi molto importanti. Questa partita è lunghissima per San Antonio, 9-9, 9-0, 19 punti con altrettanti tiri per Westbrook, che segna anche il secondo libero. Tre possessi di distanza tra le squadre, 11-0 il conto dei tiri liberi per i Thunder sugli Spurs, statistica importantissima soprattutto alla luce del quarto periodo di gara 1. Parker e Leonard a giocare il pick and roll, ancora Parker che vuole spazio per attaccare Kevin Durant, sale Duncan che piazza il blocco, ottimo lavoro di Ibaka, bella palla per Duncan, bella rotazione di Harden, poi fischio arbitrale e fallo. Però aveva tenuto bene sul quarto di campo questa volta l'attacco di San Antonio i Thunder, poi Harden arriva leggermente in ritardo, però sono tutti falli di energia, di voglia. E Ibaka non è proprio un cliente facilissimo. No, sicuramente se proprio devi andare piccolo meglio con lui che non con Perkins. Consegnato di Duncan per Parker, ancora Ibaka che apre le braccia, e quando apre le braccia è veramente come se ce ne fossero due di Ibaka. Ancora attaccato da Duncan allo scadere di 24, tiro sbagliato, Leonard cerca la palla, la trova Harden, ancora una volta straordinario. Ginobili recupera la posizione immediatamente, scarico per Fisher, accoppiato con Green, Leonard a lavorare contro Durant che lo attacca dal palleggio, mette bene nell'angolo per Westbrook, grande recupero da parte di Parker, fischio di Tony Brothers e fallo del franco belga. E questo secondo me invece è una bella visione da parte di Durant, vede la possibilità di passare la palla ribaltando il lato a Westbrook, lo fa e Parker in ritardo va a commettere fallo. Time out all'AT&T Center con i Thunder in furiosa rimonta, andando tanto in lunetta, subendo tanti falli, avendo forzato immediatamente una situazione di penalità per gli avversari. Dall'altra parte si gioca un basket diverso, il che non significa che chi vincerà la finale della Western Conference passeggerà in finale, tutt'altro, però è un basket diverso, a minor numero di possessi, per certi versi a minore intensità, non certo difensiva e fisica, ed è una serie che deve ancora cominciare, perché i Celtics, levando il secondo quarto, non mi sembravano in condizione, dopo le sette gare contro Philadelphia, di competere per davvero. Sì, dal punto di vista fisico.